Ciao a tutti da JGR Studios, il nostro canale dedicato alle lezioni, recensioni e tutorial sull'audio recording. Non dimenticate di iscrivervi cliccando sul pulsante sotto a destra per rimanere aggiornati in tempo reale e ricevere quindi notifica dei nuovi video caricati. Ascoltiamo ora come agisce il compressore basandoci sulle spiegazioni che abbiamo dato poco fa. Inizieremo quindi utilizzando il threshold per farlo entrare in funzione e poi sceglieremo il miglior attacco e rilascio per far sì che il primo e il secondo colpo di cassa vengano sì influenzati dal compressore, ma non abbiano grosse differenze. Iniziamo col threshold. Aumentiamo l'attacco. Quindi vediamo che accelerando l'attacco, quindi facendo entrare prima il compressore in azione, la soglia dinamica dovrà essere leggermente più alta. Se noi utilizzassimo un release più lungo, la seconda cassa suonerebbe diversamente e non avremo più modo di ascoltare il suono reale, quindi il punch reale della cassa. Sistemiamo il release in maniera da avere la cassa compressa ma non completamente schiacciata. Preserviamo il transiente. Facciamo un check. Abbiamo perso ancora un po' di transiente. Guadagniamo il gain. Comprimiamo di più. Sentiamo anche che il riverbero della cassa, quindi la coda, aumenta perché il compressore, come spiegavamo prima, schiaccia la parte più dinamica e, riguadagnando il gain, solleveremo di conseguenza la parte finale, la coda della cassa, come se aumentasse il riverbero. Utilizzando il release possiamo diminuire questo effetto alzando il ratio, aumenta questo effetto di ambiente. Il knee o ginocchio è riferito alla durezza della curva di intervento dell'attacco. Potremo quindi avere un attacco immediatamente violento sul transiente o meno violento, stringendo o allargando appunto questo valore. A volte è necessario ammorbidire il compressore sui transienti delle voci, ad esempio, altrimenti avremo delle T o delle P o delle S o delle Z più pronunciate. In questo modo, usando un ni morbido, il compressore entra in funzione più lentamente, prima di arrivare al suo massimo dopo l'attivazione data dalla threshold. Il tutto risulterà più morbido. Alcuni compressori possiedono già di default un loro soft ni, dove, come il famoso LA2, oppure altri con un carattere più deciso, quindi un hard knee, che influenza, come dicevamo, alcune frequenze alte e quindi schiarisce il tutto cambiando anche il carattere del suono che stiamo comprimendo. È ad esempio una caratteristica molto evidente del famoso 1176 della Universal Audio, perfetto ad esempio su tracce EDM o rock. Come notiamo, le caratteristiche che abbiamo elencato sono presenti all'interno del compressore di Studio One, con l'aggiunta di qualche feature in più. In basso abbiamo infatti il Look Ahead, che analizza i transienti in arrivo per adattare l'attacco e rilascio in maniera automatica, con questo settaggio, attraverso il pulsante Auto. Infatti vediamo che attacco e rilascio vengono disabilitati. Lo Stereo Link, per scegliere di comprimere utilizzando le informazioni stereo o mono contenute nella traccia. L'input gain per alzare il livello del volume in ingresso nel plugin. L'auto gain per compensare automaticamente la perdita di segnale dopo la compressione ed i pulsanti di auto e adaptive che fanno riferimento all'automazione dell'attacco e rilascio quando non siamo in grado di gestirlo agevolmente. Ascoltiamolo in maniera automatica. Compressione
come notiamo abbiamo un normale aumento della riverberazione della cassa e ovviamente anche un leggero schiarimento. Alzando la threshold sarà ancora più evidente. Cerchiamo di preservare il punch con un knee più morbido. Mentre invece con un knee più stretto avremo un impatto maggiore. Aggiungiamo l'auto gain. Facciamo caso al knee stretto, quindi al ritorno della cassa, rispetto a uno più morbido. Aumentiamo l'input gain. Senza, con, è ovviamente una situazione che va gestita. Qualora non avessimo bisogno di tutto questo riverbero, potremmo addirittura tagliare la forma d'onda e ridurlo manualmente, oppure applicare un gate subito prima di arrivare nel compressore. Il potenziometro del mix renderà parallela la compressione per consentirci di dosare il segnale compresso con il segnale originale. In questo modo potremo rendere più trasparenti i transienti e mettere in evidenza la compressione RMS del volume percepito. Permetterci di esagerare con la compressione. Ultima funzione interessante di questo compressore è il sidechain. Il compressore di Studio One può essere pilotato da una traccia esterna, come vedremo in seguito, dal pulsante sidechain in alto, oppure utilizzare un filtro di sidechain in basso, cliccando sul pulsante Filter. In questo modo solo una porzione del suono verrà processata dal compressore, come quando applichiamo un high pass filter, evitando che i bassi influenzino la threshold, oppure muovendo una campana tra alti e bassi far comprimere soltanto una porzione di frequenze selezionata, ottimo per limitare ad esempio le S o frequenze più invadenti di una traccia. Con il pulsante Listen Filter possiamo ascoltare quali porzioni di frequenze stiamo selezionando ed utilizzando, quindi nel compressore. Andiamo ad ascoltarlo, ad esempio, su una traccia completa. Alziamo l'input gain. Selezioniamo soltanto alcune frequenze, ascoltiamole. Evitando che i bassi vengano compressi, ad esempio.
ovviamente mancando le informazioni sui bassi, il threshold dovrà essere abbassato notevolmente per farlo lavorare su queste frequenze. Sistema abbiamo alzato le frequenze alte rispetto ai bassi, quindi è un ottimo sistema per dosare e migliorare l'equalizzazione di alcune parti di frequenze senza caso alle frequenze alte. Notiamo la spazialità stereo data proprio dalle frequenze alte. Taglia, spero che questa lezione vi sia stata utile. Vi aspetto ai miei seminari al corso professionale presso il mio studio e nei corsi online, dove gli argomenti verranno affrontati in maniera semplice ed accurata. Verrete a contatto con le mie tracce e affronteremo i vostri mix insieme. Non dimenticate di iscrivervi cliccando sul pulsante sotto a destra per rimanere aggiornati in tempo reale e ricevere quindi notifica dei nuovi video caricati. Ho da poco aperto anche un account Patreon per poter raccogliere fondi da destinare alla realizzazione di questi video gratuiti. Trovate il link nella descrizione sotto. Per ora è tutto, ciao, a presto!